Eravamo negli anni 80, quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana Happy Days. Le vicende di Fonzie e della famiglia Cunningham fecero presto il giro del mondo, ma oggi, grazie ai plastici di Bruno Vespa, abbiamo scoperto che quello che vedevamo in TV era tutto finto. Era tutto finto. Oggi, a distanza di un tot di anni, grazie alla... siamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana. Non ci resta che collegarci con... i Cunningham. Hey! Ma veniamo al momento topico della serata, la poesia del signor Cunningham. Allora, titolo della poesia, produzione musicale in studio. Se son stanco io non rendo nel finire questa traccia, ma se vuoi che mi riprendo, porto in studio una zebraccia. Complimenti al signor Cunningham! Sì, vabbè, dai, grazie. Allora facciamo una piccola intervista a questo mostro sacro del poema. Dunque, come si fa a rimanere persone semplici nonostante il suo grande successo? Ma io non sono semplice. Come si fa a rimanere con i piedi per terra? Ma io non sto con i piedi per terra. A cosa ti ispiri mentre... Ma mentre che cosa? Ci pensi mai a... Ma a chi? Ti piace andare... Ma dove? Quando eri piccolo! Ma quando? Direi di fare un grande applauso al signor Cunningham! Bravo! Sì, vabbè, dai, grazie! Sì, vabbè, dai, ciao! Ehi, è permesso? Ciao, Fonzone! Scusa un attimo! Cosa c'è? Questo è rispetto, va bene? Sì, ma... Ciao, Ricky, dai! Cosa ci fai con quegli stivali di plastica? Sto andando al laghetto a pescare! Spero di prendere qualcosa di buono! Ah, ho capito! Senti, sei dove tuo papà? Non lo so, l'ho visto che usciva dalla porta del retro! Ah, eccolo che ritorna! Salve, signor Cunningham! Ciao, Fonzi! Oggi devi dire qualcosa o mi devi asciugare come al solito? No, beh, per prima cosa sono passato a salutarla. Poi volevo dirle che stasera ad Alfred c'è la gara di cucina. Ah, questa sì che è una notizia che non me ne frega due cazzi. Dai, Igor, però no, devi ridere dopo, trattieniti. Almeno finisce la battuta. Ma dai, signor Cunningham, non può perdere questa occasione. Lei è un mago ai fornelli, arriverà sicuramente primo. Vabbè, dai, proviamo, dai, vediamo che cazzo mi invento da far mangiare a quei ricottari. Che bella notizia, signor Cunningham! Vado subito da Alfred a iscriverla alla gara di cucina! Babone, scusa, ma perché usi sempre la porta sul retro e non usi quella dal davanti? È tua madre che mi ha messo l'abitudine di usare il di dietro. Comunque, vai a pescare e fatti i cazzi tuoi. Vai, via, dai, dai, via! Ehi, ciao, Alfred! Ciao, Fonzi! Ah, devi assolutamente assaggiare questa bevanda che ho appena inventato! Che cos'è? È una bibita che si fa mescolando lo sperma delle oche e il Vinavil! La vedi o no che sto piangendo, non scaleggia? Caspita, Alfred! Sperma delle oche e Vinavil! Dalla descrizione sembra una prelibatezza! E come l'hai chiamata? Oca-colla! Ma Alfred fa schifo! No! Io pensavo che ti faceva piacere bere lo speoche! Vabbè, senti, volevo avvisarti che stasera alla gara di cucina ci sarà anche il signor Cunningham, eh? Va bene, Abruzzi! Allora ci vediamo stasera! Va bene, Abruzzi! Ma se si chiama Fonzi ogni volta è Franco! Va bene, Abruzzi! Allora ci vediamo stasera! Ma quale Abruzzi? Io mi chiamo Fonzi! Porco! Amici, siamo arrivati alla fase finale della gara di cucina! Adesso ci fermiamo due minuti e poi l'ultimo concorrente sarà il signor Cunningham! Ma signor Cunningham, è sicuro di essere pronto? Tra i suoi ingredienti vedo solo un pacco di pasta! Fonzi, non lo so, ma che cazzo gli cuciniamo questi qua? Boh. Papone! Sono tornato dalla pesca! Però non ho preso neanche un pesce! Non avevo dubbi da un vongoloide come te! In compenso, però, ho trovato dei granchi senza le zampe!
Dei granchi senza le zampe. Vabbè, dai, dali a me che mi servono, dai. Ma come? Io le vorrei buttarle in acqua. Dammeli, subito! Ed eccoci tornati. Allora, signor Cunningham, vedo che ha completato il suo piatto. Sì, è un piatto tipico che si trova in tutti i ristoranti. Spaghetti con i granchi. Ma questi granchi non hanno le zampe. E di che piatto si tratta? Spaghetti, mare e monchi. Ha ha ha!